Quindi appunto benvenuti a questo incontro di Pratichiamo la teoria sulla mindfulness. Quindi oggi insieme cercheremo di capire che cosa intendiamo e cosa significa mindfulness. Vedremo appunto che uso ne possiamo fare anche in psicoterapia. E alla fine dell'incontro capiremo anche insieme che cosa intendiamo per corso MBSR, quindi Mindfulness Based Stress Reduction. E poi, se riusciamo e se abbiamo ancora tempo, avrei piacere di fare con voi una breve pratica meditativa, quindi per farvi proprio avvicinare il più possibile alla mindfulness. Quando parliamo di mindfulness, non possiamo prima non parlare della modalità del fare. Non so se vi ritrovate in una di queste due figure. Nella nostra società di oggi, noi tutti siamo molto molto impegnati a fare più attività contemporaneamente e di solito quando stiamo già facendo delle attività abbiamo già anche la tendenza ad andare avanti, no? Quindi a pensare alle attività che ci aspettano successivamente. Quindi il multitasking, il cercare appunto sempre di essere programmati e in attività è caratteristica è caratterizzante appunto la nostra società. Quindi tutti noi sappiamo che cos'è la modalità del fare. Andiamo a vedere appunto quali sono le caratteristiche della modalità del fare. La prima caratteristica appunto è lottare, cioè noi siamo in costante monitoraggio di una discrepanza tra lo stato attuale e lo stato che vorremmo raggiungere. E quindi questa discrepanza e questo continuo monitoraggio ci fa essere in continua lotta. Quindi non siamo mai sereni, tranquilli nel momento presente, ma siamo in continuo monitoraggio di questa discrepanza appunto tra lo stato attuale e dove vorremmo arrivare e l'obiettivo che vorremmo raggiungere. Allo stesso tempo, un'altra caratteristica della modalità del fare è l'evitamento. Quindi tendiamo a evitare appunto, a reprimere, a sopprimere tutte le emozioni dolorose, penose, fastidiose, piuttosto che cercare di accettarle o di aprirci anche a questi stati emotivi, appunto, che possono essere comunque anche dolorosi e penosi per noi. Un'altra caratteristica della modalità del fare è che tendiamo a vivere i nostri contenuti mentali, quindi i pensieri, le preoccupazioni, le immagini che possono comparire nella nostra mente come delle realtà, come dei dati di fatto e non come invece delle semplici rappresentazioni mentali e come dei semplici contenuti mentali, quindi come un prodotto della nostra mente. E quindi noi tendiamo a essere fusi con i nostri pensieri. Tengo particolarmente a questa caratteristica della modalità del fare, sarà un po' per deformazione professionale, ma appunto nella modalità del fare, noi tendiamo a considerare i nostri pensieri come veri, no? Quindi come dei semplici pensieri, quindi tendiamo ad essere fusi con essi, identificati con essi. Un'altra caratteristica della modalità del fare è questa tendenza a vivere continuamente o nel passato o nel futuro. Riguardiamo indietro alle esperienze passate per cercare di prevedere e per essere pronti ad affrontare il nostro futuro. Quindi tutto questo ovviamente non ci fa mai vivere nel presente. Un'altra caratteristica della modalità del fare è il vivere le esperienze in modo indiretto, in modo concettuale. Che cosa significa? Significa tendere a pensare alla nostra esperienza piuttosto che viverla in modo percettivo e da un punto di vista sensoriale. Quindi abbiamo un'esperienza indiretta e concettuale del vivere. Un'altra caratteristica della modalità del fare, che è una conseguenza di tutte le altre caratteristiche precedenti, è gli automatismi. Quindi, proprio perché consideriamo i nostri pensieri
come delle realtà, come dei dati di fatto, tendiamo anche a seguire questi pensieri, quindi ad avere delle reazioni automatiche successive a questi pensieri, conseguenti a questi pensieri. Quindi le nostre reazioni, le nostre azioni, i nostri comportamenti tenderanno ad essere automatici piuttosto che scelti, consapevoli, voluti. E quindi passiamo subito a parlare del pilota automatico, quindi proprio rifacendosi all'ultima caratteristica della modalità del fare, ovvero di questa caratteristica appunto dell'automatismo, parliamo del pilota automatico e facciamo riferimento a tutti quegli schemi che sono abituali e automatizzati e che utilizziamo appunto per fronteggiare la nostra realtà. Quindi questi piloti automatici ci fanno reagire, rispondere, muoverci nel mondo in modo molto automatico e non consapevole e non scelto da noi. Dobbiamo precisare che ovviamente non tutti i piloti automatici sono per definizione negativi e disfunzionali. Un esempio tipico di pilota automatico funzionale è quando guidiamo la macchina. In questo caso il pilota automatico ci è estremamente utile, no? Quindi possiamo guidare la macchina senza essere assolutamente solo concentrati su come muoviamo i piedi, per esempio, o come cambiamo marcia. Perché questo ormai è diventato un automatismo per noi. Ovviamente, quando ci affidiamo a questa modalità del fare, quindi del pilota automatico, sempre avvengono sicuramente delle difficoltà, dei problemi, perché tendiamo a vedere e a non guardare, oppure capita che stiamo ascoltando ma non siamo attenti a quello che l'altra persona realmente ci sta dicendo e quindi ovviamente questo diventa disfunzionale. Un tipico esempio della modalità del fare. Sono nel mio studio, ho appena finito con un paziente e fra poco più di 30 minuti avrò il successivo. Ho solo 30 minuti per mangiare, tiro fuori il pranzo che mi sono portata da casa, una pasta fredda con pesto e pomodorini, apro il contenitore e comincio subito a mangiare. Nel frattempo controllo il mio cellulare che non ho potuto guardare mai durante la mattina. Oddio, 15 messaggi WhatsApp, 3 telefonate perse e 5 mail. Devo cercare di rispondere a tutti. Nel frattempo una forchettata dopo l'altra, rispondo a un primo messaggio, poi a un secondo, poi a una mail e continuo a mangiare. Busso alla mia porta la segretaria che mi vuole far firmare dei fogli. Mi fermo un secondo, ma non appena esce dalla mia stanza riprendo a mangiare senza sosta. Il mio tempo sta per finire, anzi è già finito. In sala d'attesa c'è già il mio paziente successivo. Quindi questo è un esempio, penso, in cui vi ritroverete in molti. Quindi anche, per esempio, i pranzi, le cene, quindi i pasti, avvengono con una modalità del fare. Io non sono stata per niente consapevole di che cosa ho mangiato durante il mio pranzo. E, mi sono affannata a mangiare un boccone dopo l'altro senza nemmeno rendermi conto, effettivamente, senza nemmeno assaporarmi quello che ho mangiato, perché nel frattempo ho risposto ai messaggi, ho risposto alla segretaria e ho mangiato talmente tanto di fretta, già preoccupata di quello che mi avrebbe aspettato subito dopo, quindi il mio paziente successivo. Questo è un tipico esempio di una modalità del fare, quindi penso che in molti di voi si riconosceranno in questa modalità, in questo esempio. Quali sono gli effetti della modalità del fare? Quindi dopo averla capita e dopo che abbiamo visto le caratteristiche della modalità del fare, vediamo che effetti ha. Quindi più stiamo nella modalità del fare e più che cosa succede? Più siamo insoddisfatti per questa continua discrepanza che è tra lo stato attuale e lo stato desiderato. E questo costante monitoraggio di questa discrepanza, no, ci fa sentire continuamente insoddisfatti. Un altro effetto che vi potete immaginare, di cui parlavamo già prima, è che appunto i pensieri sono vissuti come realtà.
quindi come dati di fatto, quindi non vengono considerati come un prodotto della nostra mente, io posso scegliere o meno di seguire, ma sono delle realtà, quindi sono delle realtà che ci guidano e che appunto parlano sia di noi che degli altri che del nostro mondo. La mente ovviamente continua a viaggiare, come dicevamo prima, tra passato e futuro e non viene mai vissuto il momento presente, l'esperienza immediata. Inoltre c'è un continuo giudizio su pensieri, emozioni e sensazioni, ma soprattutto non è che c'è solamente un continuo giudizio, ma noi non ci rendiamo conto di questa modalità continua della nostra mente di giudicare i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre sensazioni. E quindi i nostri giudizi che cosa fanno? Innescheranno ancora una volta delle reazioni automatiche e ancora una volta di cui non siamo consapevoli. Questi sono gli effetti della modalità del fare. A lungo andare, la modalità del fare porta a stress cronico, cioè mente e corpo non sono mai in equilibrio, ma continuano ad affannarsi continuamente. Sì, scusate, mi sto vedendo che alcuni di voi mi stanno chiedendo se si possono avere le slide. Assolutamente sì. Quindi poi alla fine anche della presentazione vi darò sia il mio indirizzo email che anche quello della Scuola Cognitiva di Firenze, in modo tale che appunto potete richiedere le slide in un secondo momento. E quindi appunto la modalità del fare con il passare del tempo porta a stress cronico che si può manifestare anche con questi sintomi che vi ho scritto qui, come per esempio tensione, nervosismo, rabbia, irritazione, disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, oppure appunto anche tristezza, apatia, una perdita di entusiasmo e di motivazione, fino ad arrivare a dei veri e propri disturbi fisici come possono essere le cefalee, le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, oppure anche ovviamente mentali come i disturbi d'ansia, la depressione e i disturbi alimentari, ho fatto solamente degli esempi. E allora però andiamo a vedere qual è il contrario della modalità del fare. Il contrario della modalità del fare è la modalità dell'essere e ovviamente le caratteristiche della modalità dell'essere saranno esattamente contrarie rispetto a quelle della modalità del fare, cioè non lottare, quindi non c'è un continuo monitoraggio tra lo stato attuale e lo stato desiderato e quindi questo ci permette di essere più attenti in modo meno giudicante e più consapevole, proprio perché non siamo più affannati ad osservare questa differenza tra dove siamo e dove vorremmo essere. Invece che evitare i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri stati emotivi appunto dolorosi, penosi, fastidiosi, ci approcciamo e ci avviciniamo a questi con un altro atteggiamento, cioè di apertura e di curiosità. Nella modalità dell'essere i pensieri non sono considerati dei dati di fatto, non sono la realtà, ma sono semplicemente degli eventi mentali, quindi riusciamo a riconoscere che i pensieri sono un prodotto della nostra mente, quindi appunto come dicevamo prima, questo fa sì che si crei una certa distanza, uno spazio tra noi i pensieri, non siamo più fusi con i nostri pensieri, non siamo più identificati con i nostri pensieri e questo ci permette di poter scegliere di seguirli o meno. Un'altra caratteristica della modalità dell'essere piuttosto che del fare è quella di riuscire a vivere nel momento presente, quindi la nostra mente non è più affannata né a ricercare il passato né tantomeno a preoccuparsi del futuro, ma riesce a rimanere ancorata e concentrata nell'esperienza immediata, nel presente. Questo ovviamente ci permette anche di fare un'altra cosa, di vivere le situazioni, le esperienze in modo diretto, non concettuale, quindi non pensiamo più alle esperienze ma le viviamo in modo percettivo, sensoriale. E quindi ovviamente invece che avere delle reazioni automatiche avremo delle reazioni intenzionali, cioè
delle reazioni consapevoli, scelte, desiderate, volute, quindi non tramite i nostri schemi automatici. Gli effetti della modalità dell'essere, appunto, dicevamo, forse, ripeto, per deformazione professionale, ma penso che questo sia il principale effetto, l'effetto più benefico della modalità dell'essere, cioè non siamo più fusi e non siamo più identificati con i nostri contenuti mentali. Riusciamo appunto a distanziarci, avere uno spazio tra noi e i pensieri per far sì che intanto riconosciamo come tali e possiamo anche non seguirli. Oppure possiamo scegliere il momento in cui occuparci di quel determinato momento, di quel determinato pensiero. La mente è in sintonia con l'esperienza del presente, appunto, e non è rivolta continuamente al passato o al futuro. Siamo ovviamente più concentrati perché la nostra mente è nel presente ed è anche più sull'esperienza, come dicevamo prima, non concettuale, ma proprio sensoriale, percettiva. C'è una maggiore consapevolezza del proprio funzionamento, quindi riusciamo a capire meglio come funzioniamo, quindi per esempio anche quali sono le nostre azioni automatiche e a sceglierle di più, quindi a non avere più reazioni automatiche, ma più scelte più consapevoli. E c'è anche una minor tendenza al giudizio, proprio perché anche i giudizi sono considerati ancora una volta dei semplici eventi mentali, quindi un giudizio negativo su di noi può essere riconosciuto come un semplice evento mentale e non un dato di fatto, la realtà. Ok, e allora come si fa a passare dalla modalità del fare alla modalità dell'essere? Beh, ovviamente stiamo facendo un incontro di Pratichiamo la teoria sulla mindfulness, è indubbio che dobbiamo parlare di mindfulness. La mindfulness ci aiuta a traghettarci proprio da questa modalità del fare alla modalità dell'essere. Proprio per questo che la mindfulness ai giorni d'oggi va di gran moda, perché ovviamente la nostra società è molto imperniata sulla modalità del fare, mentre invece abbiamo un gran bisogno di stare di più nella modalità dell'essere. Andiamo a vedere le definizioni di Kabat-Zinn del 94 e poi anche di un lavoro successivo del 2003. Secondo Kabat-Zinn, che cos'è la mindfulness? La mindfulness è il processo di prestare attenzione in modo particolare, di proposito, a che cosa? Al momento presente e come? In maniera non giudicante. Quindi, come vedete, c'è il porre attenzione al momento presente di proposito, come in modo non giudicante. In un successivo lavoro, sempre Kabat-Zinn, appunto nel 2003, definisce la mindfulness come la consapevolezza che emerge dal prestare attenzione di proposito nel momento presente in maniera non giudicante allo scorrere dell'esperienza, momento dopo momento. Questa è la definizione di John Kabat-Zinn. Andiamo a vedere anche un'altra definizione, quella di Bishop. Secondo Bishop, la mindfulness è l'autoregolazione dell'attenzione in modo da mantenerla sull'esperienza immediata, permettendo così un accresciuto riconoscimento degli eventi mentali nel momento presente. Quindi, a cosa ci è utile questa autoregolazione dell'attenzione? Per riuscire a riconoscere i nostri eventi mentali nel momento in cui emergono, quindi nel momento presente, durante, quindi né prima né dopo, ma durante. E una seconda definizione, appunto, sempre di Bishop della mindfulness, è un particolare orientamento verso le proprie esperienze nel momento presente, un orientamento che è caratterizzato da curiosità, apertura e accettazione.
Quindi, come vediamo, secondo Bishop, la mindfulness ha due componenti. La prima è una vera e propria skill, un'abilità, no? Quindi questa autoregolazione dell'attenzione, in modo da riuscire ad avere questa attenzione nel momento presente, nell'esperienza immediata. La seconda componente invece è più un'attitudine, quindi è un atteggiamento verso le proprie esperienze caratterizzato da curiosità, apertura, accettazione piuttosto che da giudizio, evitamento e chiusura. Ok, vediamo anche cosa non è la mindfulness. La mindfulness intanto non è una tecnica e nemmeno un esercizio, è uno stato attentivo della mente in cui i pensieri, le emozioni e i comportamenti vengono liberati dai nostri schemi, dai nostri piloti automatici, come dicevamo prima. La mindfulness non è nemmeno una tecnica di rilassamento, quindi non ha l'obiettivo di farci rilassare, ma tende, come dicevamo, alla consapevolezza. Non significa nemmeno prestare maggiore attenzione, ma significa prestare attenzione in modo diverso, cioè, come dicevamo prima, di proposito al momento presente in modo non giudicante. Ok, andiamo a vedere i sette pilastri della mindfulness secondo Jon Kabat-Zinn. Sono sette appunto e sono questi: non giudizio, pazienza, mente del principiante, fiducia, non cercare risultati, accettazione e lasciare andare. Non giudizio, che cosa significa? La nostra mente nel momento in cui produce un pensiero emette anche un giudizio su questo pensiero. Quindi in continuazione la nostra mente valuta ciò che accade sia dentro di noi che fuori di noi. Per esempio, io oggi posso avere dei giudizi continui. Per esempio, posso pensare, mi fa piacere che oggi ci sia il sole, sia una bella giornata. Oppure non mi piace che in questo momento mi stia squillando il telefono mentre sto facendo un Pratichiamo la teoria con voi. Oppure mi piace il cibo che mangerò stasera. Quindi continuamente la nostra mente giudica, valuta, e questi giudizi appunto ancora una volta normalmente sono inconsapevoli, sono immediati e noi non ce ne rendiamo conto, e non rendendocene conto, e proprio perché sono appunto immediati e inconsapevoli, innescano in noi, come dicevamo prima, tutta una serie di reazioni del tutto automatiche. Che cosa avviene durante le pratiche meditative di mindfulness? Alleniamo una capacità, cioè la capacità di saper riconoscere questa attività della nostra mente normale, quella del giudizio, semplicemente osservandola, semplicemente accorgendocene. Questo ci permette appunto di disinnescare tutte le reazioni che invece sarebbero automatiche se seguissimo i nostri giudizi. La pazienza, il secondo pilastro della mindfulness. Se noi stiamo attraversando un momento difficile, desideriamo solamente che questo momento difficile passi, finisca. Oppure se stiamo cercando di apprendere qualcosa, vorremmo subito avere questo apprendimento tutto e subito. Mentre invece appunto sia la nostra mente che il nostro corpo hanno una capacità sia di apprendimento ma anche di adattamento naturali, spontanei. Quindi diciamo che la pazienza è una forma di saggezza appunto, no? E quindi grazie appunto anche alle pratiche meditative della mindfulness alleniamo molto questa pazienza, perché durante le pratiche meditative ci accorgeremo 10, 100, 1000 volte che la nostra mente si è allontanata dal nostro focus attentivo di quel momento, che può essere per esempio il respiro, i punti di appoggio, e con pazienza ci alleniamo appunto a riportare la mente al nostro focus attentivo, per esempio il respiro.
Quindi tutto questo, accorgerci che la mente è andata e riportare la nostra mente al nostro focus attentivo di partenza, allena questa, questa abilità, questa forma appunto di saggezza, la pazienza. La mente del principiante è il terzo pilastro della mindfulness, ovvero per cogliere la ricchezza del momento presente. Dobbiamo cercare di mettere da parte le nostre aspettative della mente dell'esperto, quindi dobbiamo cercare di osservare le nostre esperienze, le cose con la mente del principiante, come se fosse la prima volta che le osserviamo, come dei bambini. Perché? Perché ogni momento è diverso dall'altro, quindi le esperienze precedenti non parlano di questo momento preciso. Ogni momento è a sé. Quindi dobbiamo cercare di allenare anche questa capacità della mente del principiante. La fiducia, il quarto pilastro della mindfulness, è strettamente interconnessa appunto con la pazienza. Fiducia in cosa? Fiducia nelle nostre sensazioni, fiducia nelle nostre intuizioni, fiducia nel nostro corpo. Che cosa ci permette di fare la fiducia appunto nelle nostre intuizioni, nelle nostre sensazioni, nel nostro corpo? Ci permette di non essere condizionati e influenzati dal giudizio degli altri e nemmeno dal giudizio interno che di solito appunto critica e distrugge. Quindi grazie appunto alla fiducia nelle nostre intuizioni, nel nostro corpo, nelle nostre sensazioni appunto corporee, riusciamo anche a prendere le decisioni migliori e con decisioni migliori intendo le nostre e non quelle condizionate né dagli altri oppure nemmeno dal nostro tremendo giudice interno. Non cercare risultati. Che cosa significa? Non significa non darsi degli obiettivi o lavorare al di sotto delle nostre possibilità, ma intendiamo riuscire a lasciare andare l'attaccamento al risultato. Perché quando siamo tutti concentrati semplicemente sul nostro risultato, impediamo al processo di avvenire naturalmente e non siamo nemmeno concentrati e sereni a mettere in atto le azioni, i comportamenti che ci possono aiutare nel raggiungere quel determinato risultato e quel determinato obiettivo. Quindi si tratterà di lasciare andare l'attaccamento al risultato per riuscire ad essere più concentrati, più sereni nel presente per poter appunto operare e mettere in atto delle azioni che ci portino poi in un secondo momento a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Accettazione, il sesto pilastro della mindfulness. Che cosa intendiamo con accettazione? Significa accettare ciò che è presente in questo momento. È una cosa ben diversa dalla rassegnazione. Accettazione e rassegnazione sono due stati emotivi molto diversi, perché se io mi rassegno significa che precedentemente ho lottato ma non sono riuscita ad ottenere quello che desideravo e quindi provo emozioni di rabbia, delusione e tristezza. Mentre invece appunto accettare significa fare pace con ciò che c'è in questo momento. E come faccio a fare pace con ciò che c'è in questo momento? Ricordandomi che tutto passa, che il fiume scorre, quindi il bello passa così come passa il brutto, quindi tutto scorre, quindi io riesco ad accettare anche ciò che c'è in questo momento, sia che sia bello che sia brutto. Lasciare andare. Quando pratichiamo, quando facciamo meditazione, quindi facciamo mindfulness, familiarizziamo tantissimo con la nostra mente e ci rendiamo conto che la nostra mente tende a trattenere dei pensieri di solito appunto che o ci fanno piacere o sono pensieri su cui vogliamo soffermarci e a respingere invece altri pensieri. Per esempio, io posso avere in mente in questo momento
una vacanza che vorrei fare a breve, quindi torno spesso su questo desiderio perché magari mi voglio anche assaporare in anticipo le sensazioni piacevoli che vivrò durante questa vacanza. Oppure posso avere domani, per esempio, un esame e avere pensieri ansiogeni è su questo esame da fare domani, quindi la mia mente cercherà di respingere continuamente questi pensieri ansiogeni sull'esame da dare domani. Quindi, come vedete, appunto, trattenere piuttosto che respingere. Con le pratiche meditative, quindi con la mindfulness, invece, si tratterà di osservare la nostra mente, quindi di osservare il nostro fluire naturale della nostra mente e di essere dei semplici spettatori, di tutto questo fluire dei nostri pensieri. Quindi è come se noi fossimo al cinema ad osservare il film dei nostri pensieri, senza poterli né trattenere né tantomeno respingere. Questi sono i sette pilastri della mindfulness di Jon Kabat-Zinn. Le origini della mindfulness. La pratica della mindfulness è profondamente radicata appunto nell'insegnamento buddista, quindi è dall'insegnamento buddista che derivano le pratiche meditative. Però questo non significa che appunto se noi pratichiamo la mindfulness dobbiamo aderire a un luogo, a un culto, a una religione. Semplicemente sappiamo che le origini della mindfulness appunto derivano da un insegnamento buddista. Jon Kabat-Zinn, l'abbiamo già nominato varie volte, vediamo appunto che cosa ha fatto Jon Kabat-Zinn. Era un biologo molecolare che appunto negli anni 70, grazie a una sua pratica personale di meditazione vipassana, quindi di tradizione appunto buddista e di yoga, cercò di capire come poteva portare i benefici appunto della meditazione buddista e anche dello yoga fuori dal contesto buddista, quindi in un contesto laico e addirittura anche curativo. Quindi nel 1979 nasce nel Massachusetts il Centro per la Mindfulness e all'interno appunto della clinica nascerà il programma MBSR, quindi Mindfulness Based Stress Reduction. Come nasce? Nasce appunto grazie a Jon Kabat-Zinn e inizialmente è stato ideato per pazienti che erano affetti da dolore cronico. Infatti appunto Kabat-Zinn chiedeva ai suoi colleghi di mandargli tutti i pazienti con i quali appunto i medici non sapevano più che cosa farci e già con questi tipi di pazienti notò numerosi benefici. Scusatemi, qualcuno mi dice che continua a vedere solamente la slide di Bishop. Siete sulla slide dell'MBSR? Ok, benissimo, grazie. E quindi appunto già con questi pazienti affetti da dolore cronico, Jon Kabat-Zinn riscontrò numerosi benefici. E quindi poi la mindfulness è stata applicata con successo a altre condizioni sia fisiche che psicologiche, come per esempio appunto malattie cardiovascolari, ipertensioni, tumori, cefalee, e poi anche a disturbi psicopatologici. Quindi vi racconto anche come appunto c'è stata anche questa migrazione nel mondo della psicoterapia. Negli anni 90 nel Regno Unito il governo aveva notato un grosso problema sanitario, ovviamente anche economico, cioè aveva riscontrato una spesa del sistema nazionale, del sistema sanitario nazionale per le persone che avevano una ricaduta nella depressione, quindi persone che avevano avuto episodi depressivi precedentemente erano molto portate, avevano la tendenza appunto a ricadere nella depressione. E quindi il governo incaricò tre psichiatri, Tisdale, Segal e Williams, per trovare una soluzione a questo problema sanitario e economico. Questi
Questi tre psichiatri, appunto, inglesi si rivolsero a Jon Kabat-Zinn, appunto in America stava avendo così tanti benefici e così tanto successo anche non solo con dolori, con problematiche fisiche ma anche psicologiche, e andarono a imparare in America l'MBSR e di ritorno in Inghilterra. Adattarono l'MBSR, quindi il Mindfulness Based Stress Reduction, in modo tale da applicare il protocollo alle persone che precedentemente avevano avuto un episodio depressivo, creando il protocollo basato sulla mindfulness per la prevenzione delle ricadute, l'MBCT, quindi Mindfulness Based Cognitive Therapy. E quindi questo è il perché appunto anche la mindfulness ad oggi ha così tanta importanza e così tanto efficacia anche per i disturbi psicologici. Quindi in seguito per esempio appunto anche a questo protocollo basato sulla mindfulness per la prevenzione delle ricadute sono stati creati numerosi altri protocolli per altri disturbi psicologici come per esempio i disturbi alimentari, il mindful eating o per i disturbi di personalità. Scusate, mi accendo un attimo la luce perché mi vedo. No, forse peggio. E quindi ad oggi la mindfulness ha una larghissima diffusione, quindi il suo utilizzo spazia dalla medicina alla psicoterapia, quindi come dicevamo prima, ai giorni d'oggi nella psicoterapia la mindfulness viene moltissimo utilizzata per la cura di vari tipi di disturbi, dai contesti scolastici ed educativi a quelli lavorativi e dello sport. E ad oggi in America sono più di 800 gli ospedali che utilizzano l'MBSR e gli studi di efficacia sulla mindfulness sono più di 5.000, quindi io ve ne ho messi solamente alcuni. Ma appunto se cliccate su PubMed, che è appunto un motore di ricerca proprio in cui appunto possiamo vedere che ci sono più di 5.000 studi di efficacia sulla mindfulness. Allora, andiamo a vedere un attimo anche che cos'è l'MBSR. L'MBSR è, come dicevamo, un programma che prevede una dimensione di gruppo, cioè più o meno una decina di persone. Sono 10 persone che fanno un percorso insieme dall'inizio alla fine. Ovviamente ci possono essere delle defezioni, ma non ci saranno dei nuovi ingressi, quindi è a numero chiuso. Sono 8 incontri della durata di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale. Il fulcro, quindi la parte più significativa di ogni incontro, è costituita dalla pratica meditativa. Quindi in ogni incontro ci saranno delle pratiche meditative. Ci saranno poi anche dei momenti all'interno di ogni incontro, momenti psicoeducativi. Su che cosa? Sullo stress, sulla modalità del fare, dell'essere, sul pilota automatico, sulle reazioni consapevoli, cioè su molte delle cose che ci stiamo dicendo oggi insieme. Inoltre, un'altra parte molto importante degli incontri è costituita dai momenti di inquiry. Che cosa sono? Sono dei momenti in cui i partecipanti, se lo desiderano, possono condividere con gli altri partecipanti che cosa hanno usato durante le pratiche meditative. È bene ricordare che l'MBSR non è un corso di 8 incontri, ma è un corso che dura 60 giorni. Questo che cosa vuol dire? Che le persone, i partecipanti appunto a questo corso, devono impegnarsi nella pratica quotidiana, quindi non è solamente necessario essere presenti durante gli incontri dell'MBSR, ma sarà necessario un costante impegno nella pratica quotidiana. Quindi i partecipanti riceveranno delle tracce audio delle pratiche meditative, grazie alle quali appunto potranno allenare la loro modalità dell'essere.
Vediamo appunto un esempio di pratica meditativa sul respiro, che poi dopo magari proviamo anche a fare insieme, per capire il modello processuale della mindfulness. Quindi iniziamo la pratica meditativa rimanendo concentrati e avendo come focus attentivo il respiro. Quindi ci concentriamo e riponiamo tutta la nostra attenzione sulle sensazioni corporee relative al respiro e le lasciamo essere, cioè le esploriamo con curiosità, con apertura, proprio come dicevamo prima, con la mente del principiante, non con la mente dell'esperto. Ben presto ci accorgeremo che la nostra mente, come dicevamo prima, viene distratta, è catturata da un pensiero, da un suono, da un'immagine, da una preoccupazione, magari anche da un'altra sensazione corporea. Cosa succede? Durante le pratiche meditative, appunto, proprio quando ci rendiamo conto che la nostra mente viene distratta e si è allontanata dal nostro focus attentivo, come per esempio il respiro, ci accorgiamo di questo, cioè ci accorgiamo che la mente si è allontanata dal respiro, cioè alleniamo la nostra consapevolezza, perché questo è già un atto di consapevolezza, cioè eravamo concentrati sul respiro, la nostra mente ha vagato e questo sappiamo che è estremamente normale, ma durante la mindfulness ci accorgiamo di questo vagare della nostra mente. Notiamo che cosa aveva distratto appunto la nostra mente. Lasciamo andare sullo sfondo ciò che aveva distratto la nostra mente e riportiamo gentilmente l'attenzione al respiro. Quindi, come vedete, ci sono tutti i pilastri della mindfulness, la pazienza, il lasciare andare, l'accettare, la mente del principiante, ok? Quindi questo è proprio un modello processuale della mindfulness, un esempio di modello processuale. Quindi partiamo dal respiro come focus attentivo, lo esploriamo, la nostra mente viene distratta da altro, ci accorgiamo che è stata distratta da altro e quindi questo è già un atto di consapevolezza. Lasciamo andare sullo sfondo ciò che l'aveva distratta e riportiamo gentilmente l'attenzione al nostro respiro. Facciamo un altro esempio, questo è più una pratica meditativa sui pensieri, quindi per capire sempre meglio appunto come funziona la mindfulness. Partiamo ancora una volta dal respiro, quindi come focus attentivo abbiamo il nostro respiro, lo esploriamo, lasciamo essere le sensazioni corporee relative al nostro respiro naturale, lo esploriamo con curiosità, per poi spostare la nostra attenzione al nostro panorama mentale, cioè a tutto ciò che ci passa per la mente. E come osserviamo tutto ciò che ci passa per la mente? In modo defuso, in modo non identificato con i nostri contenuti mentali. Quindi guardiamo i nostri pensieri come se fossero delle nuvole, oppure come se fossero delle foglie su un fiume, ma noi non siamo nel fiume, siamo sulla sponda del fiume ad osservare i pensieri, scusatemi, che sono nel fiume. Quindi semplicemente osserviamo il fluire dei nostri pensieri, sia che siano piacevoli, meno piacevoli, fino addirittura spiacevoli, e proprio perché siamo sulla sponda del fiume non possiamo trattenerli, sopprimerli, evitarli, ma semplicemente li osserviamo pensiero dopo pensiero. Se ci accorgiamo, e anche questo può succedere ed è normale che accada, che siamo finiti nel fiume dei nostri pensieri, quindi siamo stati catturati dai nostri pensieri, non siamo più sulla sponda del fiume ad osservarli, questo, anche questo è un atto di consapevolezza. Cosa possiamo fare? Abbiamo il nostro alleato, abbiamo la nostra ancora, abbiamo il respiro e quindi possiamo tornare gentilmente al nostro respiro. E ci focalizziamo per qualche istante, per qualche secondo, nuovamente sulle sensazioni corporee del nostro respiro, per poi tornare successivamente a riosservare il nostro panorama mentale. Ok. Le pratiche meditative, quali sono? Le pratiche meditative possono essere o formali o informali. Cioè, che cosa significa? Le pratiche formali sono delle vere e proprie pratiche, cioè sono scandite da un inizio e da una fine della pratica, a volte scandita dal suono dei cimbali o anche semplicemente da delle parole dello istruttore che scandiscono l'inizio e la fine di una pratica meditativa.
Per esempio, abbiamo la pratica del body scan, in cui appunto facciamo una scannerizzazione del nostro corpo spostando l'attenzione da un punto all'altro, partendo appunto dalla testa o dai piedi e viceversa, arrivando fino alla testa o ai piedi. Quindi alleniamo la nostra attenzione a spostarsi da un punto all'altro del nostro corpo. La meditazione seduta prevede tutta una serie di pratiche meditative, partire appunto dall'attenzione ai nostri punti di appoggio, al respiro, appunto al nostro corpo nel suo insieme, agli stimoli uditivi e fino al nostro panorama mentale. Quindi diciamo che la meditazione seduta è una meditazione completa. Mindful yoga si tratta appunto di fare mindfulness in movimento, quindi non stiamo facendo yoga, ma stiamo facendo mindfulness in movimento, cioè quindi alleniamo la nostra attenzione a rimanere ancorata al presente tramite i movimenti che facciamo nello yoga. La meditazione camminata. Camminiamo ovviamente lentamente perché si tratta appunto di osservare e di sentire tutte le nostre sensazioni corporee mentre stiamo camminando, di sentirle e non di pensarle, come dicevamo prima. La pratica informale invece della mindfulness consiste nel riuscire appunto a portare la mindfulness nella vita di tutti i giorni. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire essere presenti in ogni attività della nostra vita, come per esempio appunto camminare mentre stiamo andando al lavoro, parlare con un collega, eccetera, eccetera. Finale anche alle operazioni più semplici, come per esempio lavarsi i denti, riporre i piatti nella lavastoviglie, eccetera. Quindi, tramite le pratiche meditative, che cosa facciamo? Impariamo ovviamente la modalità dell'essere. Quindi, abbiamo visto che cos'è la modalità del fare, abbiamo visto che cos'è la modalità dell'essere. Le pratiche meditative ci traghettano appunto verso la modalità dell'essere. Cioè, che cosa significa? Grazie all'MBSR, alla mindfulness, noi diventiamo più consapevoli del momento presente. Sia per quanto riguarda i nostri pensieri, le nostre emozioni e anche le nostre sensazioni corporee. Se la nostra mente vaga, e lo sappiamo a questo punto, è normale che vaghi, riusciamo ad accorgerci di quando questo appunto avviene e riusciamo a lasciare andare la distrazione, ciò che ci aveva distratto, ciò che aveva fatto vagare la nostra mente, e a riportare la nostra attenzione al momento presente. Ci rendiamo conto di quando siamo nelle situazioni di stress, nei momenti difficili emotivamente e piuttosto che evitarle, respingerle, proviamo ad aprirci a queste, con curiosità, quindi con la mente del principiante, non con la mente dell'esperto, come dicevamo prima. Coltiviamo accettazione perché lasciamo essere, quindi questa curiosità, questa apertura ci permette di accettare, di essere maggiormente compassionevoli, amorevoli e gentili nei nostri confronti, anche nei confronti degli altri, perché ci rendiamo anche conto di quando effettivamente ci giudichiamo e giudichiamo anche gli altri. E quindi questo riduce sicuramente anche una ruminazione rabbiosa nei confronti di ciò che ci accade o delle altre persone. Facciamo esperienza, quindi non solo capiamo, ma facciamo esperienza del fatto che i pensieri sono solamente pensieri e non dati di fatto. Così riduciamo il rimuginio e la ruminazione. Quindi siamo dei semplici spettatori del nostro panorama mentale, dei nostri pensieri e quindi abbiamo creato uno spazio tra noi e i pensieri che ci permette di scegliere di seguirli o meno. E abbiamo anche tanto imparato a lasciare andare i pensieri, quindi i pensieri riusciamo a vederli, ad osservarli, a lasciarli andare, a non trattenerli così come a non respingerli. E ovviamente impariamo anche a disattivare i nostri piloti automatici e ad agire più consapevolmente, più scegliendo, più liberamente dai nostri piloti automatici, appunto.
vediamo che cosa riferiscono le persone che praticano la mindfulness. Queste sono delle testimonianze che ho raccolto durante appunto i corsi MBSR. Mi accorgo molto di più delle semplici cose che accadono nella mia vita e riesco a godermi appieno anche momenti piacevoli come possono essere quelli con mio figlio. Prima era come se non fossi mai con la testa dove era il mio corpo. Stavo facendo qualcosa e la mia mente era già a preoccuparsi di cosa dovevo fare dopo. Ora invece riesco a concentrarmi di più su quello che sto facendo e se non ho niente da fare, anche la mia mente riesce a riposarsi. Ero un giudice che dava la pena peggiore a tutti, per prima a me stessa. Ora riesco ad accorgermi quando lo faccio e lo lascio andare questo meccanismo. Sto molto meglio sia con gli altri che con me stessa. Non mangio più ogni volta che mi sento stressata o annoiata, mi accorgo quando questo è il bisogno, ne sono consapevole e invece di mangiare cerco di calmarmi, di fermarmi e poi magari di fare qualcosa che mi faccia stare bene. Vedete quanto è importante, per esempio, anche per i disturbi alimentari. Quando mi arrabbio non perdo più assolutamente la testa come prima, mi accorgo che mi sta andando il sangue al cervello, mi fermo, ascolto il mio corpo, mi ricordo che c'è e provo a vedere cosa sta succedendo, senza reagire impulsivamente come avrei fatto prima. Anche sul discontrollo della rabbia, no? Vediamo che appunto ha dei benefici molto, molto forti. Un pensiero che mi preoccupa non diventa più un'ossessione, provo a vederlo, a osservarlo e poi a lasciarlo andare perché io non sono quel pensiero. Pensiamo a quanti benefici può portare anche ai pazienti con disturbo ossessivo compulsivo. Allora, vi ho messo anche la bibliografia. In questa bibliografia potete trovare sicuramente i testi da cui iniziare per approcciarsi e per avvicinarsi alla mindfulness. Io vi consiglio principalmente quelli di Kabat-Zinn, quindi vivere momento per momento, dovunque tu vada ci sei già. Vedete c'è anche il libro appunto di Segal, Williams e Tisdale per gli addetti ai lavori, quindi proprio sul protocollo della prevenzione delle ricadute che appunto ad oggi è nelle linee guida per la prevenzione delle ricadute, quindi mindfulness al di là del pensiero attraverso il pensiero. Ok, allora io avrei finito. Qui vedete appunto il mio indirizzo email camilla.freccioni@gmail.com e vi dico appunto, vi sollecito a scrivermi per qualsiasi dubbio o riflessione che vogliate fare. E vi ho messo anche l'indirizzo mail della Scuola Cognitiva di Firenze, quindi info@scuolacognitivafirenze.it. Vi chiedo di scrivere a loro per avere le slide che vi ho fatto vedere oggi. Allora, io farei una breve meditazione, una breve pratica meditativa, in modo tale che facciamo proprio esperienza di quello che ci siamo detti fino a questo momento. Ok, allora. Vi chiedo appunto di, se volete, di farla con me. La prima scelta è appunto se chiudere gli occhi oppure possiamo anche decidere di non chiudere gli occhi, ma l'invito è quello di mantenere lo sguardo fisso il più possibile in basso sul pavimento, in modo tale da essere i più raccolti possibili, da avere meno distrazioni possibili. Io chiudo gli occhi, ma voi sentitevi liberi di fare come preferite. Anche la posizione può essere o seduta o anche distesa. E da questa posizione, appunto, o seduta o distesa, o con gli occhi chiusi o con gli occhi fissi in basso sul pavimento, proviamo a portare tutta la nostra attenzione sul nostro respiro, sul nostro respiro naturale. Quindi proviamo a posare e riposare la nostra attenzione sul fluire dell'aria da dentro a fuori, quindi sul nostro respiro naturale.
E per osservare il nostro respiro naturale possiamo scegliere uno di questi tre punti. O le narici, dove l'aria entra e l'aria esce. Ad ogni inspirazione e a ogni espirazione. Oppure possiamo scegliere anche il torace, che si espande e ritorna con ogni ispirazione ed ogni espirazione. Oppure possiamo scegliere l'addome. Se lo desideriamo, possiamo anche mettere una mano sull'addome per sentire ancora più nitidamente, più chiaramente le sensazioni corporee, che appunto anche questo si espande e ritorna con ogni ispirazione e ogni espirazione. È preferibile scegliere uno di questi tre punti per mantenere la nostra attenzione focalizzata sul nostro respiro naturale. Narici, torace o addome. Non è necessario controllare il nostro respiro. Il nostro respiro va da sé. Proviamo semplicemente ad osservare ciò che c'è, senza immaginarci che cosa dovrebbe esserci o pensare al nostro respiro, ma proviamo semplicemente a soffermarci sull'esperienza percettiva, sensoriale del nostro respiro naturale. Inspiriamo ed espiriamo e osserviamo con curiosità, con apertura, ciò che c'è, ciò che emerge dalla nostra osservazione del nostro respiro. Ben presto ci accorgiamo che la nostra mente si è allontanata dal nostro respiro, ha cominciato a vagare. E questo lo sappiamo, è normale che la nostra mente vaghi. Possono emergere pensieri, immagini, ricordi, preoccupazioni. È tutto estremamente normale, non stiamo sbagliando la pratica meditativa. Questo normalmente accade. Proviamo ad osservare che cosa aveva distratto in questo momento la nostra mente. E possiamo essere molto felici nell'accorgerci di questo, perché questo è già un atto di consapevolezza. Ci siamo accorti che la nostra mente non è più al nostro momento presente, al nostro respiro, ma ha vagato, è stata catturata da qualcos'altro. Ce ne siamo accorti. Ne siamo consapevoli. Proviamo ad osservare che cosa aveva distratto la nostra mente per poi lasciare andare ciò che aveva distratto la nostra mente e con pazienza, gentilezza, ma anche fermezza,
Proviamo a riportare in primo piano le sensazioni del nostro respiro. Quindi la nostra mente ancora può vagare. Osserviamo che cosa l'aveva distratta, lasciamo andare che cosa l'ha distratta e riportiamo con gentilezza e con pazienza la nostra attenzione al nostro respiro e torniamo ad osservare con curiosità il nostro respiro. Proviamo a familiarizzare con questo essere e andare, essere e fare. La nostra mente in un momento è, in un altro momento va e fa. E proviamo anche in questo caso ad osservare con curiosità dove è la nostra mente. È nel momento presente, è sul nostro respiro, che è l'ancora che ci permette di stare ancorati appunto al momento presente, o è lontana. Per esempio, è nel passato, ad osservare qualche ricordo, oppure è nel futuro. A preoccuparsi per qualcosa che deve ancora avvenire. Proviamo ad osservare dov'è. E se è lontana da questo momento presente, riportiamola a questo momento presente. Proviamo ad osservare se emergono anche dei giudizi, per esempio non mi piace questa pratica, oppure non sono bravo a fare questo esercizio. Proviamo ad osservare anche questi giudizi come dei pensieri che hanno portato la nostra mente lontano dal momento presente. Lasciamoli andare. E ritorniamo alla nostra ancora, a questo momento presente, al nostro respiro. E ritorniamo al nostro punto di osservazione, le narici, il torace o l'addome. Rimaniamo ancora qualche istante sul nostro respiro naturale e proviamo in autonomia a fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento, ad accettare quello che c'è, ad osservare con curiosità le sensazioni corporee del nostro respiro, ad osservare quando la nostra mente vaga, ad essere consapevoli di quando la nostra mente vaga, ad osservare che cosa l'ha distratta, lasciarla andare e riportarla al momento presente tramite l'ancora del nostro respiro. Restiamo qualche istante in silenzio per provare in autonomia tutto questo.
Poi prima di riaprire gli occhi, proviamo a muovere lentamente le mani, le dita delle mani, le dita dei piedi. Muoviamoci se ne abbiamo bisogno. E poi quando lo desideriamo, apriamo anche gli occhi. Bentornati. Se qualcuno ha voglia, mi farebbe piacere anche se qualcuno ha voglia di condividere con me, anche con tutti gli altri, se hanno notato qualcosa in particolare durante la pratica meditativa, oppure intanto rimaniamo su questo, vediamo se c'è qualcuno che vuole condividere con gli altri che cosa ha notato. Per pochi istanti mi sono addormentata. Bello. È normale che ci si addormenti, soprattutto inizialmente. Però ovviamente non è questo l'obiettivo, come dicevamo anche all'inizio, non è quello di rilassarci, ma anzi è proprio quello di avere un'attenzione diversa, ok? Quindi non è quello di rilassarci, però ovviamente questo è estremamente normale, succede soprattutto all'inizio e soprattutto quando siamo anche in posizione distesa. Io la trovo un'esperienza molto intensa, siamo talmente abituati a non fermarsi che ci sorprende. Assolutamente d'accordo. Sono stata molto più consapevole del vagare dei miei pensieri. Mi sono data del tempo per me, per pochi istanti ho quasi perso l'equilibrio. Era tanto che non praticavo. Ormai sono un campione nel farlo, pochi pensieri in testa e grande capacità di tornare nel presente. Mi sono tranquillizzata. Grazie per queste tutte queste testimonianze. Ho sentito la leggerezza della testa, alleggerita dai tanti pensieri. Trovo sempre difficile non pensare al ritmo del respiro. È più facile pensare al ritmo del respiro, siamo molto più abituati a pensare al ritmo del respiro piuttosto che a sentire, da un punto di vista percettivo e sensoriale. Vi ringrazio. Quindi, ok, grazie anche per i feedback e anche sulla presentazione. La mia sensazione è stata a livello percettivo un formicolio al volto, mentre sul piano mentale leggerezza. Complicato staccarsi dai pensieri che sopraggiungono e staccarsi. Avere questa defusione, no? Come dicevamo prima. Ok, vi avevo promesso appunto anche un momento per le domande e appunto vedo che ce n'è già una. Per praticare mindfulness è necessario essere psicoterapeuti o anche solo psicologi? Allora, per diventare istruttori mindfulness e per praticare l'MBSR basta essere psicologi, mentre invece, per esempio, per praticare e per quindi per fare gruppi MBCT, per esempio, e quindi per interventi di gruppo basati sulla mindfulness, per esempio per la prevenzione delle ricadute della depressione, ovviamente stiamo curando un disturbo psicologico, bisogna essere psicoterapeuti. Come il mindful eating, per esempio, è un altro protocollo che per poterlo fare è necessario essere psicoterapeuti. Ok, per le informazioni sui gruppi, sui corsi, vi chiedo appunto di scrivermi, sono ben felice di rispondere a tutti, quindi alla mia mail camilla.freccioni@gmail.com.
dove si possono seguire corsi MBSR in Campania. Oddio, in Campania non lo so, non ho contatti con la Campania, però sicuramente ci sono centri, istituti dove vengono fatti i corsi MBSR, di sicuro. E poi in questo momento ci sono anche tanti gruppi online, quindi il Covid ci ha aperto anche questa possibilità. Come insegnante potrei praticare la mindfulness ai miei bambini anche se non sono psicologa? No. E quindi bisogna avere appunto una formazione specifica. Bisogna necessariamente avere un setting di gruppo o si può utilizzare anche individualmente su un dato paziente in terapia? Si può usare anche individualmente in terapia. Ci sono anche applicazioni in età evolutiva, la mindfulness viene molto utilizzata appunto anche in ambienti scolastici. Dove possiamo trovare informazioni sui percorsi online? Beh, ci sono tanti istituti e centri che in questo momento stanno facendo anche percorsi online, anche a Firenze ce ne sono alcuni. Se appunto cercate centri mindfulness che fanno gruppi MBSR, sicuramente potete trovare sia la modalità in presenza che la modalità online. Se il respiro ha una frequenza molto alta è consigliabile rallentarla intenzionalmente oppure si lascia così, come si presenta? Un po' quello che dicevamo anche prima, no? Cioè con la mente del principiante e quindi lasciamo essere com'è, quindi accettiamo quello che c'è, semplicemente osserviamo quello che c'è, il respiro come è in quel momento. Proprio perché stiamo allenando questa capacità, questo pilastro della mindfulness a lasciare essere, di apertura anche, come dicevamo, e non di evitamento o di repressione. Ok, io penso di avere un po' sforato. Ok, sì, ma appunto consiglio chi desidera informazioni sui gruppi, sui corsi, di scrivermi, e risponderò con molto piacere. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e vi saluto.